È una giornata di pioggia non solo sull'Italia, ma anche sui mercati delle criptovalute, quella di oggi, ma anche quella, soprattutto quella di ieri, perché i mercati stanno stornando. È arrivato alla fine uno storno degno di nota, ovviamente, in termini di giorni che sta facendo questa fase ribassista dopo un super up che veramente durava da tantissimo tempo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo nuovamente sui grafici e facciamo l'analisi ciclica, l'analisi tecnica di Bitcoin e guardiamo quello che sta facendo, ci chiediamo perché sta facendo questa cosa e soprattutto qual è il livello inviolabile da un punto di vista di supporto mensile che dobbiamo stare con gli occhi puntati con la lente di ingrandimento perché se andrà a rompere quel livello, allora si andrà a verificare una struttura che a livello ciclico sarebbe fortemente negativa e quindi, ragazzi, quella figurazione del doppio massimo che stiamo vivendo da un po' di tempo potrebbe in effetti andare a verificarsi, potrebbe in effetti essere molto pericolosa. Mi sono mancati i grafici, non ve lo nascondo, quindi sono molto molto frenetico. Voglio andare subito a fare questa analisi per farvi vedere tutte quelle che sono tantissime informazioni che oggi dobbiamo guardare, anche perché la candela di oggi è stra importante, ragazzi. Quindi chi vedrà questo video in tempo avrà anche delle informazioni notevoli. Anzi, facciamo una cosa, alla fine vi dico cosa ho fatto io, alla fine del video. Vi dico cosa ho fatto io pochissimi minuti fa. Dovete arrivare alla fine del video per vedere questa cosa. Va bene, allora ragazzi, ci spostiamo sui grafici. Prima, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciarmi anche un pollicione in su, ragazzi. Mi aiutate con questi video. E ragazzi, il pollicione, dai, su col pollicione, va bene? Anche sono troppo pochi ultimamente, va bene? Sto scherzando, chiaramente, però tirate sul pollicione. Allora, andiamo a guardare quello che è successo da un punto di vista di fase di mercato. Allora, intanto questa fase di mercato di Bitcoin ha avuto un super up nel momento in cui ha tentato il reprice di questo trend. Lo vedete in maniera chiara perché era arrivato sui massimi storici, li ha toccati, è sceso a piombo. Perché? Perché lì si sono state, lì ragazzi, sono state liquidate una serie di posizioni in maniera corretta perché queste posizioni erano magari quelle vecchie di investitori che nel 2017 addirittura erano entrate ai massimi storici, moltissimi magari hanno liquidato, poi anche la paura di questi massimi, quindi a un certo punto il mercato ha effettivamente stornato per un po'. Non mi sono preoccupato di questi giorni di ribasso perché semplicemente solitamente avvengono davanti a livelli di resistenza così importanti, mentre questa fase di questi giorni ha più rilievo. Quindi, dopo questa fase giustamente di ribasso, il mercato ha iniziato una fase up e ha rotto in effetti il livello di resistenza precedente, toccando su alcuni exchange dei massimi storici di qualche dollaro, chiaramente. Quindi è un doppio massimo. La figura che si è venuta a creare in questo momento è un doppio massimo sul mercato. Ora, qui prende piede la famosa paura del mercato se ce la fa o non ce la fa a superare questa soia. Perché questa soia di resistenza, ragazzi, è una soia di resistenza che è da massimo storico, che è anche psicologica. Se la romperà il mercato, cambierà totalmente la sua figurazione per i prossimi anni, per i prossimi mesi. Perciò è impensabile che faccia un break di questo livello come se fosse acqua, come se fosse burro. È giusto riflettere, soprattutto quando il mercato vuole fare un break di questo livello con forza, con consistenza, con consapevolezza. Questo poi magari lo affronteremo in un altro video. Oggi torniamo all'analisi tecnica, se no ci perdiamo in alcune riflessioni, però ricordate, se
sempre che questa informazione, ok? Allora, da un punto di vista di analisi ciclica, cosa significa questo ribasso? In questo momento, questo ribasso è assolutamente normale da un punto di vista di analisi ciclica, perché il giorno 26 di novembre è iniziato un nuovo ciclo mensile di Bitcoin, ciclo mensile che dovrebbe andare a concludersi, come sempre, intorno alla fine del mese. Sta facendo queste strutture cicliche in maniera abbastanza coerente Bitcoin, anche per via del fatto delle opzioni e dei future istituzionali che in questo momento toccano moltissimo il mercato di Bitcoin perché è ancora molto piccolo e quindi le oscillazioni con i future, insomma, sono abbastanza rilevanti. Allora, ma questa fase di close del ciclo in questione è una metà ciclica. Questa metà ciclica, ragazzi, vi dà in questo momento ci dà 13 barre di fase ciclica. Ora il problema è capire se effettivamente queste 13 barre sono sufficienti per la chiusura di una metà ciclica. Vi faccio vedere il grafico, il disegno di un ciclo a binario, che è fatto solitamente in questo modo. Questa è la struttura di un ciclo binario. Sì, vabbè, ok. No, moltissimi di voi sicuramente stanno pensando che queste forme cicliche sono simboli diciamo in altro modo, però non è così, va bene. Allora, a parte queste cose, non è un simbolo che indica un'altra cosa, ma è una struttura di oscillazione ciclica, ragazzi, di natura binaria. Allora, la struttura binaria in questo caso potrebbe essersi conclusa nella giornata di oggi e da qui esce fuori l'informazione che vi darò tra poco su quello che ho fatto io questa mattina, perché ci sono dei momenti concitati, quindi sto un po' facendo il trader, sono tornato a fare un po' di trading, di sano trading, e sono delle fasi anche difficili, ragazzi. Allora, questa parte qui, se è la metà ciclica in questo caso, è la chiusa. Da qui in poi dovremmo iniziare una seconda metà ciclica, appunto, ragazzi, la seconda fase di questa oscillazione. Quindi abbiamo avuto la prima che dovrebbe essersi conclusa qui, ma ancora non ci sono segnali mentre io sto registrando, ragazzi. Per questo uso il condizionale, perché il mercato non ha rotto ancora alcuni livelli, tale per cui mi fa pensare che lì è stato effettivamente chiuso una metà ciclica. Però la candela che sta disegnando è abbastanza evidente che sia una candela di inversione, però dovrà confermarlo nei prossimi giorni. Quindi, se vedete questa candela, vi faccio uno zoom ancora più grande della candela, sarà una candela di inversione. Il mercato da domani dovrebbe iniziare a fare un boom, salire sopra questi livelli e da qui in poi iniziare la sua seconda struttura, che potrebbe in effetti avere le velleità di andare a fare il break dei 20.000, oppure no. Ma su questo si apre una super finestra di analisi che andrà ad includere tutti quelli che sono i cicli superiori. E di questo ne parleremo nei prossimi video dedicati a questa cosa, perché è importantissimo anche quello che accadrà nel mese di dicembre. Però, focalizzandoci sul breve nel video di oggi, se nelle prossime ore e nelle prossime giornate il mercato avrà un balzo, allora avrà chiuso in questa fase la sua metà ciclica. Quindi in questo caso questa fase di ribasso sembra sempre di più essere una fase di chiusura di metà ciclo mensile. Tutto normale, secondo quella che è la logica di un ciclo mensile, ma è anche tutto normale. Fate un attimo di attenzione, ragazzi, perché questa è una info molto importante. È anche tutto normale da un punto di vista di analisi tecnica per quanto riguarda l'oscillazione della candela mensile, candela che stiamo utilizzando già da un po'. Vi ho fatto un video su tutti i livelli di supporto mensili, andatevelo a rivedere, anzi vi lascio sulla mia testa il link, ragazzi.
Perché da un punto di vista di oscillazione della candela mensile, una fase ribassista nella prima parte del mese era una cosa molto buona. Lo so che sembra una cosa strana dire che se si scende i mercati, allora la cosa è positiva per il futuro di Bitcoin. Però è veramente così, perché la candela di novembre è stata una all green enorme, quindi il fatto che il mercato ripartisse a razzo da un all green verde facendo una rottura di un break così importante per poi andare a fare massimi storici, agitava le acque e portava la situazione probabilmente in una super bolla che nessuno vuole, soprattutto in questo momento. Non la vogliamo noi, ma non la vogliono nemmeno gli investitori istituzionali in questa fase su Bitcoin. Perciò le prime giornate del mese, le prime settimane deboli ci stanno tutte. Ma qual è allora a questo punto il livello oltre il quale diventa pericolosa questa fase ribassista dei mercati? Ragazzi, allora torniamo sul grafico perché vi faccio vedere due livelli che sono dei livelli chiave. Uno da un punto di vista di oscillazione del mese di dicembre, che potrebbe innescare, se rotto, un livello di volatilità al ribasso eccessiva che non mi auguro assolutamente. Ed è questo qui, ragazzi, il primo livello di supporto che vediamo in questo momento, 17.004. Fino a 17.400 dollari, ma anche intorno a questo livello, ragazzi, sapete che non è un livello da prendere con il lanternino al dollaro, ma all'interno, quindi intorno a questo livello, 17.500, 17.102, insomma, ragazzi, date un po' di spazio al mercato di oscillare perché non siamo con il goniometro, non so, però ricordate il goniometro, ma che serviva sto goniometro? Vabbè, allora, nel momento in cui il mercato dovesse ritornare a testare questo livello, ci sta nel mese di dicembre, però se lo rompe in maniera consistente, cioè va a finire sotto intorno ai 17.000, ragazzi, c'è cioè una rottura, un break rilevante sotto i 17.000, peggiorerebbe di gran lunga tutta questa view e lascerebbe aperta una finestra ad un'ipotesi che dovremmo andare a riprendere dal mese scorso, un video che vi ho fatto nel mese scorso, e dovremmo andarlo a riprendere, ragazzi, ma lo vedremo successivamente, altrimenti qui veramente c'è un video di 90 minuti. Allora, questo livello lo dovete tenere ad occhio con il lanternino, con la lente ingrandimento, 17.004 l'interno. Qui intorno a questo valore è chiave, ragazzi, per il mese di dicembre. Non ve lo lasciate sfuggire. L'altro livello invece di supporto che è stra importante a livello ciclico è 16.002. Questi sono i due livelli di supporto importantissimi. Il secondo, questo qua, diviene un livello che è stra importante, che se rotto nel breve periodo, quindi se rotto entro pochissimo tempo, perché magari il mercato non riesce a reagire, indicherebbe sicuramente un'ondata ribassista con probabilità target anche più bassi dei 16.000, quindi molto difficile poi reagire da lì. Bisognerebbe attendere, ci vorranno mesi. Probabilmente il mercato andrà a fare poi una close di un ciclo maggiore, ma lo vedremo nei prossimi video. Perciò i giorni ci stanno tutti in questo momento. I livelli di prezzo che ha toccato questa mattina intorno ai 17,7 non sono rilevanti. È una correzione in questo momento semplice ed è anche una correzione auspicabile nella prima parte del mese. Se infatti il mercato reagirà, potrebbe andare a fare questo boom proprio prima della chiusura del ciclo mensile. E quindi un incremento da questo punto, ragazzi, da oggi o domani, insomma, quando chiuderà il suo metà ciclo mensile, perché lo chiude come sempre, ragazzi, e poi dovremmo avere la reazione. Quindi, se avverrà da oggi o domani, o non lo sappiamo ancora, ci sono poi le tecniche di trading per farci prendere posizioni su questi mercati, però la reazione è fondamentale perché deve andare a fare una struttura ciclica differente. Quindi potrebbe andare a fare effettivamente anche un nuovo massimo facendo questa configurazione, e in quel caso avremmo un ciclo con una metà mensile
che si sta chiudendo oggi o in questi giorni, e poi un secondo ciclo anche rialzista che potrebbe andare a fare una cosa del genere, arrivare quindi a farci il break dei 20 e poi il pullback. Questa cosa è ovviamente una previsione, il mercato in questo momento non ha dato segnali di ripresa di questa seconda fase, come vi ho ripetuto, non sono così finanziari, questo andrà visto poi con calma nei prossimi giorni. Ma allora, che cosa ho fatto io? Allora, non sono consigli finanziari, ragazzi, però io questa mattina con tutta la mia Academy ho tentato l'ingresso long sul ciclo che sta iniziando di Bitcoin. È un ingresso difficilissimo, l'avevamo provato ieri e siamo andati in stop. Oggi stiamo riprovando, in questo momento siamo in profitto, ma non è detto che sarà così. Già tutti sono lì avvisati, stiamo iper operando in maniera da trading. Perché? Perché ci interessa salire su questo carro. Ve lo mostro di nuovo. Il carro è questa cosa qui. Se riusciamo a beccare questa cosa, allora faremo un bellissimo profitto, perché da qui a qui c'è veramente tanto tanto margine, e quindi si potrà optare per un grande profitto. Se non ci riusciamo, torniamo ad andare in un mini stop anche questa volta. Cioè, la precedente operazione fatta ieri ha avuto 300 dollari di stop, se non erro, e questa qui potrebbe ancora una volta stopparsi. Ma siamo dentro e vediamo come va. Questo è quello che ho fatto io, non è un consiglio finanziario, e bisogna essere dei trader, perché questa salita è un po' complessa. Però dov'è, ragazzi, il cuore della cosa? Che il gioco ne vale la candela, perché un eventuale incremento da qui, se dovesse in effetti andare a fare dei break e rompere la famosa resistenza, sarebbe l'entrata d'oro. La famosa entrata d'oro. Come tutte le entrate d'oro, sono difficilissimi da prendere. Bisogna avere le mani e avere una squadra di trader che opta e che sa lavorare, come abbiamo noi nell'Academy. Come sempre, link in descrizione per chi vuole info. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video. Fatemi sapere quello che pensate. E anche un'altra cosa: vi piacerebbe un video per capire se le cose peggiorano da questo punto in poi? Che cosa significa? Va bene, ragazzi, io vi sto facendo sempre domande perché così capisco quello che vi piace di più nei commenti. Ciao a tutti!